Siamo all'Istituto Enogastronomico di Orbetello, la nostra sede è a Porto Santo Stefano, è l'ISIS Gide Rosso da Verrazzano e i nostri indirizzi sono articolati in questa maniera. Abbiamo accoglienza turistica, cucina e laboratorio di sala e vendita, dove nel biennio i ragazzi fanno tutte queste tre materie in comune, insieme a italiano, storia, geografia, scienze degli alimenti, diritto, economia. Come è articolata la nostra scuola? I primi due anni sono i primi anni dove il ragazzo si allena, si abitua a scegliere la propria professione. Il terzo anno arriva il momento di svolta, quindi la scelta dell'indirizzo, che può essere di cucina, sala o accoglienza turistica, e diplomarsi per il suo sbocco lavorativo, oppure l'università. C'è da dire che a Pisa c'è un'università che riguarda enologia che i nostri ragazzi possono frequentare, a Siena c'è l'università su scienze degli alimenti e possono diventare nutrizionisti o alimentaristi. In più a Roma c'è una università che si chiama Gastrosofia e i nostri ragazzi possono diventare esperti giornalisti nel settore enogastronomico. Altro da dire che i nostri laboratori, come avete visto finora, tirano fuori proprio esperti del settore che possono affermarsi sul territorio sia nazionale che internazionale e ricevere dalla nostra scuola e dalle aziende del territorio anche delle ottime borse di studio, anche 1000 euro ricevute da Cala Felice, da Canavacciuolo, dove i ragazzi tuttora stanno lavorando. Alle mie spalle possiamo vedere la reception della nostra scuola. È uno dei due luoghi dove accoglienza turistica, è uno dei tre indirizzi dell'Istituto Enogastronomico, svolge le proprie attività pratiche. Solitamente qui facciamo delle simulazioni di problem solving, di role playing tra ospite e receptionist, e i ragazzi si dilettano appunto in questa pratica. Di solito simuliamo i check-in, simuliamo i check-out, simuliamo anche il soggiorno dell'ospite, è un momento anche importantissimo dove i ragazzi danno informazioni sul territorio, quindi sulle esperienze che possono fare dal punto di vista enogastronomico, culturale, storico, eccetera. E poi abbiamo anche un altro laboratorio che è quello del back office. Vi presento il cocktail chiamato Al di là del mare e si fa con diversi ingredienti. Poi si parte da raffreddare il bicchiere e lo shaker e si versano i primi tre ingredienti che sono la vodka, la crema di cacao e il blu curaçao, si shakera, si leva il ghiaccio dal bicchiere, si versa il contenuto e infine si aggiunge lo sciroppo d'orzata e così si prepara il cocktail Al di là del mare. Stiamo preparando i Maloreddus alla campitanese, sono degli gnocchetti sardi e poi abbiamo preparato un sugo con salsiccia. Stiamo preparando una porchetta di maiale cotta a più di 200 gradi. Delle patate fritte che verranno accompagnate alla porchetta arrosto. Questi sono dei dolci napoletani, ovvero i struffoli. L'abbiamo fatti rivisitati perché appunto siamo sotto Natale. E poi ci sono questi dolci che sono sardi, con al loro interno pecorino e miele. Yeah!